Oggi è il 14 pre-Ferragosto, diciamo, dai. E niente, stamattina mi sono svegliato con un'idea nuova, che è nata dalla fusione tra il vecchio e il moderno. Come sempre, questo eterno dualismo nel mondo magico, come nella vita, come qualsiasi altra realtà. Quindi ho preso un principio molto vecchio, l'ho inserito in un principio attuale e fondendoli è nata la Impossible Location di Mister Di Sotto. Molto ironicamente, che andremo immediatamente a guardare dopo avervi ricordato però di iscrivervi al canale, di supportarci pure con un like, cliccare sulla campanella e se la routine vi piace commentate, magari possiamo pure organizzare un tutorial su questa routine. Come più dite, noi ci adeguiamo alle vostre richieste. Andiamo sul canale. Allora, invitiamo uno spettatore a darci, o meglio, a dirci un paio di carte comprese tra Jack, Donna e K, quale preferite da lui? Un paio di Jack, un paio di Donne, un paio di Re, cioè quello che più piace allo spettatore. Immaginiamoci dica, non so, per farla breve, due Donne. Bene. Chiediamo pure a quel punto di che colore, se rosse o nere. Immaginiamoci dica rosse, due Donne rosse. Ok, noi prendiamo il nostro bel mazzo di carte e lo mescoliamo nella maniera più strana possibile. Abbiamo carte di faccia, carte di dorso, dorso contro dorso, dorso, faccio più dicendo. Eppure ci basterà fare un piccolo gesto magico che andiamo subito al ritrovamento di solo due carte, sono le carte scelte dagli spettatori o dallo spettatore, coppia di Donne. Benissimo, ora diremo di fare tre mazzetti più o meno uguali e lo spettatore dovrà ovviamente che scegliere uno di questi. Immaginiamo questo, lo può mescolare, poi taglia e guarda una carta che solo lui dovrà conoscere, per esempio il 9 di cuori, che andremo a mettere su un qualsiasi degli altri mazzetti. Quindi chiuderemo il tutto e senza sapere quale possa essere comunque la carta, noi l'unica cosa che faremo andremo ulteriormente ad aggravare la posizione, quindi andando a mescolare il mazzo. Quindi prenderemo le Donne, taglieremo il mazzo e diremo che le Donne ricercheranno la carta scelta. Ok. Fatto questo, basterà stendere al nastro e tra le due Donne c'è una carta di dorso. Altro non è che la carta scelta dallo spettatore. Questo è il ritrovamento impossibile visto da Mister Di Sotto. Ok ragazzi, questa era l'idea. Qualcuno avrà già capito, qualcuno forse no, perché magari non ha tutti i concetti del panorama cartomagico, ma stiamo qui per aiutarvi. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, cliccate sulla campanella, sempre, per rimanere aggiornati e niente ragazzi, di questo effetto pubblico solo la routine, magari il tutorial lo faremo in seguito, se vi aggrada, se ne fate richiesta, per il momento accontentatevi della routine, ciao!